Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché pulleremo, almeno ci toglieremo la soddisfazione di pullare i ticket dell'evento in corso, ovvero il Lost Chapter di Fusoya, che ci consente appunto di ottenere o in questo caso la nuova arma BT di Fusoya o la FR, la nuova FR di Charan. Ovviamente non mi interessa nessuno dei due, se devo essere sincero, perché non mi interessa nessuno dei due. Gli effetti sono abbastanza semplici. L'unica cosa che anzi in realtà mi ha un po' sorpreso è stato che a Charan hanno dato una forza da 80%, quindi vuol dire che se si soddisfano le sue due condizioni si passa a un 80% in più di HP damage bonus, quando in realtà mi aspettavo un 70% classico. Quindi in realtà devo dire che 80% non è affatto male. Tra l'altro le condizioni di Charan ve le ricordo, sono: ogni qualvolta il personaggio passa il turno con un buff overhead o con un buff a stack si prende il 40% di force gauge, quindi il 40% di force di percentuale force in più, oppure ogni qualvolta viene passato il turno con un personaggio che recupera bravery, si ha al suo modo un HP damage bonus del 40%. E tra l'altro, cosa che dovrò provare, perché nelle descrizioni del gioco non c'è riportato e solitamente invece c'è riportato, forse, e dico forse, le sfere che fanno recuperare bravery contano per aumentare la percentuale. Quindi se così fosse, potrebbe essere un bel cheat in realtà poter sfruttare appunto la forza di Charan con praticamente tutti, perché il buff a stacco, il buff overhead lo hanno praticamente tutti all'interno del gioco, quindi sicuramente può essere sfruttabile come force. Mentre invece la BT di Fusoya, molto semplice, l'unico effetto positivo che si può avere dalla BT di Fusoya è il fatto che i debuff che Fusoya stesso infliggerà dureranno un turno in più. Quindi lui che infliggeva già la paralisi o comunque impediva l'attacco al nostro avversario viene estesa di un turno in più, quindi diciamo ancora più comoda come cosa. Però diciamo, oltre questo non c'è nulla da sottolineare. Allora, io direi di andare prima qua, anche perché vabbè non c'è molto da dire. Poi vabbè, per quanto riguarda invece tutte le informazioni del rework, che sono ovviamente parti fondamentali dei personaggi che ovviamente ritornano con la loro BT e con la loro force, ne parleremo magari stasera. Vi ricordo che stasera, ovviamente verso le 21 circa, saremo in live su Twitch proprio per fare tutto il Lost Chapter in compagnia. Bellissimo questa multi, proprio per fare tutto il Lost Chapter, la traduzione del, diciamo, dell'evento in live. E poi successivamente faremo anche la Shiryu e tutto quello che ci aspetta all'interno del gioco. Parleremo dei rework, parleremo in generale anche di tutti, diciamo, di tutti i ritocchi, no, che sono stati fatti all'interno del gioco. Parleremo anche di Final Fantasy XVI, dato che è praticamente uscito ieri sera lo State of Play ed uscirà. Anzi, probabilmente sarà già uscito, credo, anche la mia reaction allo State of Play di ieri sera. Quindi per chiunque fosse interessato, sapete dove trovare il tutto. Va bene, qui sta andando tutto uno schifo. Sta letteralmente andando tutto uno schifo. Andiamo a vedere sti ticket viola cosa ci dicono. Ok, orbo giallo, vabbè, non che a me interessi,
perché ovviamente non mi interessano né Fusoio né Charan, cioè sono due personaggi che non ho praticamente mai usato, ma neanche ai tempi quando uscirono. Di Fusoio addirittura non so neanche se ho pullato il kit, cioè figuratevi quanto mi possa interessare questa coppia di personaggi, proprio non ho nulla. Ok, Seifer così esce a casissimo. Cioè, nel senso, è incluso nel banner, quindi ok, però... LDD Seifer completamente... Ah, qui ho visto un loading, quindi... mi sa che almeno sia run... Mi sa che almeno sia run ce lo siamo portati. Forse non ho neanche la FR di Fusoia, in realtà. Se non ricordo male, io credo di non avere neanche la FR di Fusoia, quindi... Chiunque esca dei due, per me, è un win-win. Come banner, quindi va benissimo. Chiunque esca è win-win. Ok, in questo caso si aranno, quindi la nuova FR ce la siamo portata a casa. Tra l'altro di Saran dovrei averlo il kit completo, perché ai tempi l'avevo trovato, quindi... Per cui, diciamo, non male. Però non ricordo solo la BT, dovrei controllare, ma poi ne parleremo meglio stasera, non mi interessa approfondire il tutto adesso, questo è semplicemente così, buttare questi ticket accumulati nell'evento scorso giusto per pullare. Niente, ok, vabbè. Niente altra BT, niente altra roba, i ticket rimangono invariati perché... Ovviamente li abbiamo farmati dalla summon precedente. A me può andare bene così. Abbiamo comunque la FR di Sharan, però niente di che. Bene, detto questo, direi che non c'è nient'altro da aggiungere. Ragazzi, vi aspetto stasera per chi ovviamente vorrà stare in nostra compagnia. Traduzione di tutto l'evento e poi successivamente anche magari quattro parole su tutto ciò che si è visto ieri sera su Final Fantasy 16. Noi ci vediamo ovviamente in live nell'altro sito, trovate tutto in descrizione, Discord, Twitch, tutto quello che vi interessa sapere. Mi raccomando, leggete le benedette descrizioni perché esistono per questo motivo, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Addio.